ringrazio a tutti di essere intervenuti a questo incontro che il Circolo Svizzero ormai organizza ogni una volta al mese, in questo splendido posto che è l'hotel di Vittorio. Oggi abbiamo due vaticanisti naturalmente c'è uno svizzero che è Giuseppe, che è il socio del nostro circolo, e un giornalista marchigiano di Recanati, notare la località, che ci parleranno oggi di questo nostro Papa che lancia sempre una grande discussione. Bene, io do subito la parola a loro, così prima di tutto devo dire che sono anche commosso di essere stato invitato per questa ottava puntata del confronto con l'amico e collega Cattoli qui dal Circolo Svizzero, e anche sono commosso per la sede, l'Hotel Victoria, perché qui sicuramente si sente ancora lo spirito di Alberto H. Wirth, che ha fondato la Scuola Svizzera di Roma, che è stata l'anima della colonia svizzera di Roma, uno svizzero nato a Lucerna, però di famiglia che di albergatori che già da qualche decennio era a Roma, che mi ha voluto alla Scuola Svizzera di Roma come primo ticinese, come docente di italiano, e che è stato anche nostro testimone di nozze. Era protestante, e però in San Pietro, per il matrimonio religioso, fece anche lui una lettura, cioè un ecumenismo ante litteram nel 1989, e qui poi, dopo il matrimonio a Campidoglio, offrì il ricevimento. Dunque sono legato da tanti ricordi a questo hotel, anche perché ogni tanto mi invitava, che il signor Wirth era, diciamo, un misto di Pasquino e di Guglielmo Tell, ecco, è uno svizzero di Roma. Lui praticava la parresia, la franchezza, già molto prima che la parola diventasse di moda, con i suoi giudizi derivati da spirito libero, a volte anche feroci, e comunque sempre interessanti da sentire. Allora, io mi sono preso un doveroso minuto. Questa puntata si svolge su invito del Circolo Svizzero, e naturalmente ringrazio il Circolo e Fabio Trebbi, dopo che le precedenti puntate si sono svolte, la prima nel gennaio del 2017, l'idea è stata di Luigi Accattoli, al Centro Russa Ecumenica, poi alla Stampa Estera, poi alla Parrocchia della Madonna dei Monti, poi alla Cappellania Universitaria, all'Università della Terza Età, l'ultimo è stato alla Parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di Maria ai Parioli, e devo dire che gli incontri in parrocchia, la sua della Madonna dei Monti e quella ai Parioli, che non è la mia, e però c'era un pubblico largamente sensibile a quanto sostenevo, sono state gli incontri più movimentati, direi anche arricchenti per tutti. Papa Francesco, allora bisogna subito, io vorrei subito dire che io non sono pregiudizialmente contro Papa Francesco, per cui non sono un nemico di Papa Francesco, sono un critico, sarà il mio vizio svizzero, anch'io un po' di Guglielmo Tell penso nel cuore, però la mia ragione non riesce a condividere alcune delle sue parole e dei suoi gesti. Di lui posso apprezzare il continuo predicare contro la cultura dello scarto, per esempio, mi sembra qualcosa di molto importante. Posso apprezzare quanto dice sulla necessità della lotta contro la droga, contro le colonizzazioni ideologiche, per esempio, in primo luogo quella del gender.
posso apprezzare i suoi slanci ecumenici, posso apprezzare il fatto che riesca a instaurare con chi gli sta di fronte un rapporto di empatia. Si deve poi sempre chiedersi, ma quanta è profonda questa empatia? Lui è acclamato dalle folle dei paesi che va a visitare, quanto poi resti in profondità è una domanda che già ci si poneva con Giovanni Paolo II. Grandi folle, ma poi, passato il momento, ecco, normalmente in questi incontri parliamo dell'attività del Papa, di quanto ha fatto, quanto ha detto nell'ultimo mese, e anch'io mi atterrò al, diciamo, al programma, no? E naturalmente l'ultimo mese comprende il periodo natalizio. Il periodo natalizio, come sempre, è contrassegnato da alcuni appuntamenti importanti che direi vanno dagli auguri, cosiddetti auguri, alla Curia Vaticana, e si concludono con gli auguri al corpo diplomatico, al Papa. Questi sono due discorsi, diciamo, normalmente poderosi e che danno molto da discutere. Incominciamo con quello di giovedì 22, gli auguri, diciamo, alla Curia Romana. Allora, la Curia Romana, voi lo sapete, non ha una buona reputazione, non ce l'aveva ai tempi di Lutero, diciamo Lutero, apriamo la parentesi, che mi è sembrato godere di un incensamento che è andato molto al di là dei suoi effettivi meriti, perché i demeriti restano sempre più grandi, ma evidentemente con i luterani di oggi si può e si deve parlare, andando avanti sul cammino dell'ecumenismo. Dicevo che la Curia Romana è una brutta bestia, e già sto cercando l'espressione diretta, è già l'arcivescovo belga François Xavier de Merode, verso la fine dell'Ottocento, è stato anche un urbanista, diceva: fare le riforme a Roma è come pulire la Sfinge d'Egitto con uno spazzolino da denti. Ecco. Ora, capirete che sempre la Curia ha dato da fare, diciamo così, al Papa regnante. Però la differenza tra i discorsi dei predecessori di Papa Francesco e quello che dice lui si ritrova soprattutto nella ricorrente durezza delle sferzate che questo Papa infligge alla Curia. Una volta elenca, per esempio, le malattie, no? Un super decalogo di malattie della Curia. Lui lo fa probabilmente, almeno può darsi che abbia l'intenzione di spronare la Curia a essere più fedele al suo servizio, cioè quello di essere al servizio del Papa e della Chiesa di Roma, con uno sguardo particolare verso l'esterno, perché la Curia Romana deve guardare all'esterno. E anche quest'anno questo l'ha detto, dice che nell'organismo umano i sensi sono il nostro primo legame con il mondo ad extra, sono come un ponte verso di esso. I sensi ci aiutano a cogliere il reale e ugualmente a collocarci nel reale. E questo, e qui arriva la frustata, è molto importante per superare quella squilibrata e degenere logica dei complotti, già, allora, o delle piccole cerchie, che in realtà rappresentano, nonostante tutte le loro giustificazioni e buone intenzioni, un cancro che porta all'autoreferenzialità,
che si infiltra anche negli organismi ecclesiastici in quanto tali, e in particolare nelle persone che vi operano. Qui evidentemente già ha citato un agire che è nefando per la Chiesa. E permettetemi qui di spendere due parole su un altro pericolo, ossia quello dei traditori di fiducia, che questa è nuova, o degli approfittatori della maternità della Chiesa, cioè le persone che vengono selezionate accuratamente per dare maggiore vigore al corpo e alla riforma, ma non comprendendo l'elevatezza della loro responsabilità, si lasciano corrompere dall'ambizione o dalla vanagloria, e quando vengono delicatamente allontanate si autodichiarano erroneamente martiri del sistema, del Papa non informato, della vecchia guardia, invece di recitare il mea culpa. Qui ci sono accenni, per chi segue da vicino le cose vaticane, assai trasparenti, ad alcuni casi che hanno coinvolto, per esempio, tra gli altri, il prefetto della Congregazione della Fede, Cardinal Müller, che da un giorno all'altro è stato rimosso, diciamo così. Accanto a queste persone ve ne sono poi altre che ancora operano nella curia, alle quali si dà tutto il tempo per riprendere la giusta via. Ce ne sono altre che operano nella curia, alle quali si dà tutto il tempo per riprendere la giusta via. Qui io sento un profumo, per modo di dire, di campi di rieducazione, evidentemente. Nella speranza che trovino nella pazienza della Chiesa, noi li sopportiamo, un'opportunità per convertirsi e non per approfittarsene. Dicevo che poi, prima di passare brevemente qualche spunto dal discorso al corpo diplomatico, il periodo di Natale è anche un periodo nel quale evidentemente si parla della Sacra Famiglia, e il Papa ne ha parlato, Allora, per decreto dell'imperatore, dalla messa di mezzanotte, Maria e Giuseppe si videro obbligati a partire. Dovettero lasciare la loro gente, la loro casa, la loro terra e mettersi in cammino per essere censiti. Nei passi di Giuseppe e Maria si nascondono tanti passi. Vediamo le orme di intere famiglie che oggi si vedono obbligate a partire. Vediamo le orme di milioni di persone che non scelgono di andarsene, ma che sono obbligate a separarsi dai loro cari. Sono espulsi dalla loro terra. Allora, per esempio, se si riflette, questo paragone tra Maria e Giuseppe e i migranti di oggi è un paragone che non sta né in cielo né in terra, perché Maria e Giuseppe dovettero, essendo Giuseppe da casa di Davide, Betlemme, andare a Betlemme per adempiere al censimento, un atto amministrativo. È come se io, Giuseppe Rusconi, cittadino di Bellinzona, posso votare per corrispondenza in materia nazionale federale, in materia cantonale, però se c'è una votazione comunale io sono obbligato ad andare a Bellinzona per votare. È chiaro che io mi sposto da Roma fino a Bellinzona, ma come chi in quei tempi per il censimento doveva spostarsi da Nazareth a Betlemme. Dunque io non mi sento un migrante o un rifugiato perché devo spostarmi da Roma per andare a Bellinzona a votare, è un adempimento amministrativo. Maria e Giuseppe, sempre nella messa di mezzanotte, per i quali non c'era posto, sono i primi ad abbracciare colui che viene a dare a tutti noi il documento di cittadinanza. Anche qui sappiamo qual è stato uno dei grandi dibattiti, forse anche il maggiore degli ultimi mesi in Italia, quello sullo sciagurato ius soli ius culture, fortunatamente e felicemente affossato.
Allora, questo riferimento al documento di cittadinanza, non lo so, si potrebbe pensare che fosse, magari, pensano i maligni, una reazione di dispetto, perché l'uomo è umorale, di dispetto per l'affossamento della legge sullo ius culturae che Papa Francesco aveva attivamente sostenuto, nel senso che ha firmato l'iniziativa del CERMIC già a febbraio per lo ius culturae, ha pubblicamente lodato alla fine di un'udienza l'iniziativa della Bonino e di alcuni gruppi cattolici per maggiori diritti agli immigrati. È evidente che l'affossamento dello ius culturae, che tra l'altro era preconizzato in maniera ricorrente, aperta, irritante, dal quotidiano, la conferenza episcopale, l'Avvenire, evidentemente può avergli anche provocato un certo dispetto, perché uno che non le lascia passare, e se ne sono accorti diversi collaboratori della Curia Romana. Arriviamo però al discorso, al corpo diplomatico, che è stato di lunedì scorso. È un discorso che normalmente viene molto soppesato, rivisto in segreteria di Stato. Perché? Perché è un discorso che va ai rappresentanti dei 183 stati con i quali la Santa Sede intrattiene delle relazioni diplomatiche. E dunque è la segreteria di Stato che è la prima ad essere coinvolta ed interessata. Ebbene, in questo discorso quest'anno ha avuto alcuni accenti un po' diversi da quelli degli anni scorsi. Io sono andato a rivedermi gli ultimi tre discorsi al corpo diplomatico. Devo dire che anche nel discorso del 2017 ha parlato dei migranti in maniera assai equilibrata, però il fatto che questa volta ne abbia parlato più diffusamente e poi in una maniera ancora più equilibrata, malgrado tutte le polemiche che ci sono state quest'anno e malgrado le sue prese di posizione, che pure sono state di quest'anno, dimostra che la Segreteria di Stato in qualche modo ha impresso una svolta moderata anche sul tema. Il punto è il seguente, cioè in che senso? Che da una parte si dice bisogna accogliere ogni uomo è figlio di Dio, eccetera, dall'altra si sottolinea, ecco qua, si sottolinea che accogliere l'altro richiede un impegno concreto, una catena di aiuti e di benevolenza, un'attenzione vigilante e comprensiva, la gestione responsabile di nuove situazioni complesse che a volte si aggiungono ad altri e numerosi problemi già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre limitate. Praticando la virtù della prudenza, non è la prima volta che lo dice, però stavolta ha un significato maggiore, i governanti sapranno accogliere, promuovere, proteggere, integrare, stabilendo misure pratiche nei limiti consentiti dal bene comune rettamente inteso per permettere quell'inserimento. Essi hanno una precisa responsabilità verso le proprie comunità, delle quali devono assicurare i giusti diritti e lo sviluppo armonico, per non essere come il costruttore stolto che fece male i calcoli e non riuscì a completare la torre che aveva cominciato a edificare. Qui mi sembra un discorso molto equilibrato. Altre volte il Papa era andato un po' in questo senso, per esempio tornando dal viaggio in Svezia, però a queste dichiarazioni si accompagnano poi gesti come quelli che ho detto prima, per cui nell'opinione pubblica il Papa ha un'immagine di colui che accoglie il più possibile, ma non il più possibile, che accoglie tutti, perché la priorità è accogliere tutti. Da questo discorso
che però, ripeto, è stato sicuramente rivisto dalla Segreteria di Stato, ma l'ha detto lui, il punto di vista è leggermente diverso. Chi accoglie è infatti chiamato a promuovere lo sviluppo umano integrale, mentre a chi è accolto si chiede l'indispensabile conformazione alle norme del paese che lo ospita, nonché il rispetto dei principi identitari dello stesso. Discorso del Papa mi sembra molto chiaro. Allora, io ho lanciato alcuni spunti, alcune provocazioni. Non dubito che il mio amico e collega saprà rispondere adeguatamente. Poi aspettiamo le vostre domande. Grazie per l'attenzione. Dunque, ho sempre una voce pessima, ma stasera due volte pessima perché sono influenzato, quindi chiedo scusa. Abbiamo già dato l'influenza della, diciamo, della cattiva resa fonetica del mio ragionamento. Abbiamo deciso di dare il massimo di spazio all'interlocuzione con voi. Mi hanno detto parliamo 10 minuti, in verità ha parlato quasi 20 minuti il collega. Sì, ma allora, non temete, non abbiate paura che se li riprende con gli interessi, normalmente. No, a differenza delle altre volte non l'ho interrotto ai 10 minuti perché io sono più svizzero di lui dal punto di vista dei tempi. Perché fosse evidente, perché lui nega, dice non è vero che io parlo di mio, perché fosse evidente. Adesso ti cronometro, rimediamo. Ora il popolo, che lui va, perché è lui che ha voluto 10 minuti, io dicevo facciamo 20, no 10. Allora, mi limito a qualche battuta, perché appunto dobbiamo recuperare tempo. Il rapporto con la Curia è indubbiamente una ferita, diciamo un punto nevralgico di questo pontificato, di tutti sono d'accordo, ma anche di questo che va a prendere il conclave un Papa lontano, anche perché non sia in nessun modo riconducibile al perimetro curiale, neanche per le frequentazioni di giovinezza, come avrebbe potuto essere con cardinali che erano stati in minutanti o collaboratori curiali da giovani. E anche uno, contrariamente a quello che si dice, non sapevano chi eleggevano, sapevano però benissimo, almeno i latinoamericani e i curiali, che eleggevano uno che aveva molti conti aperti con la curia, una storia di incomprensioni, e quindi uno che sarebbe stato deciso nel rapporto con la curia. Traendo le conclusioni da questo, abbiamo un piglio verso la curia che non c'era nei papi ultimi, c'era sempre un piglio, insomma, ora non dettaglio nulla, ma dopo Pio XII si era andati a rapporti, diciamo così, vari e caotici anche con la curia. Fino a Pio XII le cose erano molto inquadrate, molto determinate, molto autoritative. Si torna ai metodi precedenti, i papi conciliari, con contraddizione, paradossalmente, controtempo e tutto quello che vogliamo,
nelle modalità di Bergoglio, che sono sempre anomale, estemporanee, personalistiche, però si torna a un uso dell'autorità che non si aveva più dopo Pacelli. Questo è un fatto che io reputo positivo, non come metodo, cioè spero che sia un temporaneo, se dovesse durare il pontificato, anche nel pontificato temporaneo, ma soprattutto storicamente, cioè che si torni a rapporti meno d'autorità. Ma al momento lo reputo positivo. Lo reputo positivo perché siamo nella gestazione di una riforma curiale con un Papa non ancora digerito dal vecchio apparato curiale. E mettendo insieme le due cose, gestazione della riforma, Papa non ancora digerito, la necessità di un procedere con autorità a me appare evidente. Sulla questione della omelia di Natale, di cui molto si è parlato a mio parere esageratamente e cavandone significati eccetera del tutto impropri, amo fare questo ragionamento che ho svolto nel mio blog. Il Papa ha sviluppato una predicazione natalizia, diciamo sul Natale, molto ampia, di 15 testi, forse nessun Papa prima, e neanche lui prima, aveva svolto una predicazione natalizia così intensa, 4 Angelus da 5 con quello seguente il Natale, tematici di preparazione a Natale e poi di accoglimento, e poi un paio di catechesi del mercoledì, e incontri occasionali eccetera, e poi il messaggio Urbi et Orbi, la omelia della notte, 15 occasioni. In queste 15 occasioni soltanto 2 volte ha evocato la questione migranti, cioè nella omelia della notte e nel messaggio Urbi et Orbi. Nel messaggio Urbi et Orbi è solo un paragrafo su 40, nella omelia della notte è tema coestensivo del suo modo di presentare la narrazione evangelica. Ora, io non ci vedo nessun bisogno di dimostrare che quell'omelia è buona. Facciamo conto che è un'omelia sbilanciata, un'omelia non felice, ma che ne viene? Cioè abbiamo a che fare con un Papa che svolge una omiletica più ampia di qualsiasi Papa precedente a motivo della instaurazione della messa del mattino con il popolo che i Papi precedenti non avevano. Questo comporta che lui proponga, diciamo, alla Chiesa, perché poi vengono riportate in sintesi queste omelie anche del mattino, una omiletica di vastissime dimensioni. In questo momento non sono andato a vedere le cifre, dovrebbero essere le omelie complessive dall'inizio del pontificato sui 650. Che abbiamo a che fare con una omelia sbilanciata non ci dice nulla, seppure fosse da concludere così. Non vedo quindi il senso di fermarsi su questo. Avrei chiamato l'attenzione, oltre ai temi segnalati da Giuseppe, anche alla preghiera del Te Deum, omelia del Te Deum di fine anno,
in riferimento alla città di Roma e preghiera a Piazza di Spagna dell'8 dicembre, che pure era in riferimento alla città di Roma. Invocazione di anticorpi che combattano i virus di degenerazione della convivenza cittadina, lo avrei segnalato per indicare un elemento in contrasto con ciò che sempre si dice: Papa che bastona, Papa che giudica e manda, Papa che non tiene conto, non si fa carico delle difficoltà, delle circostanze, che chiederebbero anche una parola gentile, incoraggiante. Perché abbiamo a che fare invece con due interventi del Vescovo di Roma su Roma, fatti proprio nella chiave dell'incoraggiamento e della medicina, del guarire dai mali, dove lui avrebbe potuto, come aveva fatto altre volte alla Te Deum, elencare i mali di Roma, ma sarebbe stato pugnalare un uomo morto, perché ora Roma è su tutte le gazzette come luogo di infamia amministrativa, quindi non l'ha fatto. Io sono ben felice che non l'abbia fatto e abbia detto tutto quello in positivo. Era solo per segnalare che le sue corde sono molteplici. Condivido l'analisi, la prospettazione di quanto avvenuto con il corpo diplomatico e quindi su questo non dico nulla. Concludo con una battuta in riferimento al corpo diplomatico: se davvero, come ipotizza Giuseppe, mi sembra ragionevole, la Segreteria di Stato sta pigliando polso nella collaborazione con il Papa per aiutarlo anche dialetticamente, togliendo qualche variabile diciamo troppo soggettiva, ridimensionando qualche variabile troppo soggettiva e aiutandolo a tener conto delle dimensioni globali dell'autorità papale, internazionali, eccetera, non può che essere visto come un fatto positivo. Uno che viene da fuori, da lontano, con humus anti-romano o anticuriale almeno, come sicuramente era Bergoglio, che non aveva nessuna diretta esperienza di curia, che abbia bisogno di un po' di tempo per capire la situazione e che ad un certo punto accetti di farsi aiutare, non può che essere benefico da ogni punto di vista. Basta. Posso sparare? Posso sparare? Ho caricato il fucile. Bene. Allora, guarda che io sono un guerriero medievale, ho le lance. Allora, è una domanda che è collegata alla seconda. Primo. Ah, no, un momento, aspetta. Dovreste dire a chi indirizzate la domanda, perché questo se a tutte e due. Io preferirei a tutte e due, essendo due domande, ecco, una successiva alla propedeutica alla seconda. Prima, che fine ha fatto Tarciso Bertone, l'affossatore di Benedetto XVI? Secondo, che rapporto sotto traccia ci sono tra il Papa Emerito e il Papa Francesco? Secondo voi, non se ne parla più, però la vostra opinione è. Dunque, sulla questione dell'indirizzare le domande è una novità anche per quelli che hanno partecipato a precedenti nostri dibattiti. Prima noi rispondevamo e ci rimbeccavamo, non si fa più, cioè si fa come si fa, no, ma con alcune repliche, cioè non c'è lo spazio della replica, quindi e le domande sono indirizzate, risponde quello a cui sono fatte. L'altro non interviene se non viene poi chiamato in causa espressamente.
Allora, la domanda su Bertone a chi la fai? La faccio a te, chi visto che posso dare tu. Allora, poi quella dei due papi va. Allora, io non so assolutamente quale sia la sorte di Bertone, se il vaticanista in genere assume un po' di tonalità clericale, no, per contiguità di materia, e quindi cerca di rispondere mostrando che sa tutto, no? Lasciando l'idea, no, io non so tutto. Di Bertone ero amico quando era vescovo a Vercelli. Non ho avuto più contatti significativi con lui da quando è diventato arcivescovo di Genova e poi tutta la carriera. Dopo la rinuncia ho chiesto di incontrarlo un paio di volte, dopo la sua uscita dalla segreteria di Stato, non mi ha ricevuto. Erano momenti delicati per lui, quindi non gliene faccio colpa. Non ho presa su di lui. Mi fa rispondere da una segretaria donna, da una suora immagino, quando io chiamo, perché alcune volte ho chiamato, il Corriere ancora mi utilizza quando il vaticanista è in serie, la quale però non è utile a capire le cose e non me lo passa. Io penso che lui, essendo oltre gli 80 anni, non avendo più nessun incarico, essendo sotto il fuoco di una critica in gran parte ingenerosa o comunque eccessiva rispetto alle sue responsabilità, sia destinato a restare lì. Personalmente ho molto sofferto perché gli volevo bene, ho pure scritto e gli ho fatto avere il mio testo, suggerendogli di lasciare l'appartamento malefico. La Roma è piena di case di Salesiani, lui sarebbe onorato e riverito e servito in qualsiasi casa salesiana di Roma, avrebbe fatto un gesto, eccetera. Mi ha fatto pure rispondere che questo significava darla vinta a chi lo criticava. Ora, questo io lo reputo molto sbagliato, cioè che ti importa di darla vinta? Tu sei un uomo della Chiesa, dovresti essere un uomo di Dio, lascia pure che ti critichino, ma se tu ti togli dalla mischia, togli un oggetto di scandalo, che è pretestuoso tra l'altro, perché tutti gli ex segretari di Stato hanno avuto un appartamento simile al suo, il suo con qualche complicazione di percorso, di ristrutturazione. Ecco, è tutto ciò che ho da dire su Bertone. Comincia a camminare male, la voce è sempre buona, gli auguro di trovare il modo di vivere in pace lasciando l'appartamento. Grazie. Su Bertone condivido, io non ho elementi al momento per rispondere alla domanda. Posso soltanto raccontare un fatto. Era l'anno di grazia 2002 e Bertone divenne arcivescovo di Genova, da segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Io feci il viaggio fino a Genova. A Genova c'è la cattedrale di San Lorenzo che ha un retro e un'entrata principale. Io mi metto a piazza Matteotti 4, che da dove doveva uscire la processione con l'arcivescovo Bertone a quel momento. Presiedeva il cardinale Ratzinger, che era il suo superiore. Arriva Bertone, esagitato, al momento in cui ha sentito la campanella che dava l'inizio alla processione, si è stampato un sorriso da qua fin qua, io l'ho seguito attentamente, non l'ha più lasciato fino a quando non è arrivato all'altare. Ecco, e chiudo su Bertone. Ognuno poi può pensare, può dedurre quello che vuole dall'episodio che ho raccontato. Per quanto riguarda il Papa Emerito, i rapporti devono
devono essere buoni. Il Papa Emerito lo sa. Questa è la mia risposta, che non sarà soddisfacente, però forse lascia dedurre qualche punto di riflessione. Sì. Sono angolana? Sì. E io avrei accolto la sua provocazione, come lei ha detto, è una provocazione. Una provocazione tra virgolette, perché la penso così, però sì, l'ho chiamata provocazione. L'ha pronunciato lei. Sì, esattamente. Una provocazione e io la colgo. E mi domando appunto se effettivamente rimane una provocazione, un modo per trovare un dialogo, o se c'è di fondo qualche pensiero. Perché lei è molto contraria a tutti quei discorsi che il Papa ha fatto per quanto riguarda il rapporto della migrazione, o comunque anche il rapporto del progetto Iusoge. Di tutto quanto lei ha detto, e anche le sue osservazioni critiche, in parte posso anche concordare con lei, però sarebbe un altro settore per parlare, perché sarebbe lungo. Però mi rimane comunque la curiosità di sapere cosa ne pensa lei realmente di tutto ciò, qual è il suo punto di vista personale, quello no. E se per caso lei ha mai riflettuto nel fatto che Papa, come uomo evangelista o cristiano, che porta la parola ai necessitati, non è proprio questo tipo di parole, di conforto, di messaggio che lui deve mandare a quei popoli che comunque 500 anni fa arrivarono persone che inizialmente avevano un messaggio, che è quello di evangelizzare, che è quello di conoscere la parola di Dio, che poi si sono trasformati in commercianti di persone, e a sua volta questi commercianti di persone che oggi rifiutano ricevere quelli che loro avevano precedentemente utilizzato, no? Come merci. E se non si deve oggi fare un progetto, quantomeno per queste persone avere una posizione in questa società mondiale, insomma, che sia diversa da quella che vivono in Africa, perché si sta parlando realmente dell'Africa, e questo è il punto. Non lo so se sono riuscita a trasmettere il mio pensiero. Sì. Grazie. Allora, io penso che l'Africa abbia in sé molte risorse. L'Africa è aiutata con un fiume di soldi dalle organizzazioni internazionali. Prima domanda: dove vanno a finire questi fiumi di soldi? Vanno generalmente nelle tasche dei governanti. Dunque non bisogna essere troppo vittimisti. Missionari cui seguirono i conquistadores o i coloniali di 5 secoli fa non c'entrano con la situazione odierna. Noi parliamo oggi di una situazione hic et nunc, qui e ora, che non ha alcun rapporto con il colonialismo. Non ha alcun rapporto con il colonialismo. L'Africa ha in sé queste risorse. Lei sa che in Nigeria, per esempio, ci sono agenzie che organizzano i viaggi in Europa, perché è vista come il continente di Bengodi. Sa che tra le maggiori nazionalità presenti qui in Italia, alcune sono di paesi che sono in uno sviluppo economico notevole, per esempio il Senegal. Io mi ricordo il ministro per l'emigrazione del Senegal che disse: noi lo diciamo sempre ai nostri, chi è che parte? Sono spesso dei docenti, dei funzionari dello Stato, non i poveri tra i poveri. Partono, diceva questo ministro che si chiama Diop, perché vogliono migliorare le loro condizioni di vita, ma dovrebbero restare qui per migliorare le condizioni del loro paese. Ecco, io ritengo che quando si parla, secondo me troppo leggermente, di masse che sono costrette, allora distinguiamo i profughi dai rifugiati, perché spesso si tende a confondere. Un conto sono i rifugiati,
che distinguiamo rifugiati da migranti, spesso si fa confusione. I rifugiati scappano dalla guerra, diciamo così, per semplificare. I migranti, invece, per migliorare la loro condizione economica. Allora, nessuno, penso, contesta non solo il diritto, ma il dovere di accogliere chi scappa dalla guerra. Però, se qualcuno migra per migliorare la sua situazione economica, nessuno può essere obbligato ad accoglierlo. Qual è il messaggio che il Papa può dare a persone disperate o a cristiani disperati che cercano una terra? Perché anche Cristo, che da Betlemme magari andò per l'amministrazione per iscriversi come cittadino, ma poi lui in Egitto andò come un immigrante scappando dalle persecuzioni, come molti immigranti oggi sono. Io sono cristiana, io non sono musulmana, però non sono cattolica, ma come cristiana penso che all'interno di tutti quegli immigranti che stanno venendo sono anche persone che hanno concetto e che non vogliono vivere in Europa. Non vogliono, come facciamo la risposta. Ma il punto è il seguente: se, come dice lei, sono cacciati per ragioni politiche e religiose, è chiaro che viene loro riconosciuto lo status di rifugiati. Ecco, dovrebbe, certo, viene loro riconosciuto, facciano la domanda e spesso viene accolta se è veramente così, se sono cacciati per ragioni politiche e religiose dal loro paese, evidentemente sono dei rifugiati, non dei migranti. Bene, altre domande? Sulla dottrina, secondo me è uno dei grossi temi di questo papato. E per capire il Papa, io mi sono fatto una convinzione che tutti i discorsi bisogna vederli interi per capirli, perché se cominciamo a dividere in pezzetti non si capisce per me. Il Papa è un gesuita, questa è una cosa a cui noi non possiamo proprio, il passato non può essere cancellato. E i gesuiti hanno una visione della dottrina, del discernimento, della politica, della comunicazione del tutto peculiare, del tutto particolare. Il dottor Rusconi, ho finito, ha intervistato il capo, certo, dei gesuiti, che ha detto una cosa sulle parole del Vangelo. A quei tempi non c'era registratore. Sono una rivoluzione del pensiero. Sì. E questo, secondo me, poi per capire, bisogna mettere anche questo tassello per capire il Papa. A chi fa la domanda? A tutte e due. Rispondi tu, comincia tu allora. È un po' di tempo che sei disoccupato, mi sa. No, ma la voce. Non vedevo l'ora. Sì, ma parla poco però. Allora, no, due cose. Una di dottrina sulla immigrazione, per evitare che tutto si riduca a una reazione, diciamo, di pelle di chi è spaventato dalla entità delle migrazioni e quindi dice il Papa ci porta alla rovina, aiuta la rovina dell'Europa perché l'accoglie esageratamente. Tutto ciò che il Papa fa e dice va inquadrato nella affermazione del diritto alla emigrazione. Quindi io sono poco soddisfatto delle risposte di Giuseppe. Ci mancherebbe. Su la distinzione di rifugiati migranti. Conosco la materia, sono animatore di un gruppo per l'accoglienza dei rifugiati, lavoro con la Caritas, la Prefettura di Roma su questo campo, quindi non ignoro la questione, ma non è il tutto del Papa. Giovanni Paolo II a metà del suo pontificato affermò in maniera solenne il diritto alla emigrazione. Benedetto ha confermato come posizione della Chiesa Cattolica della Santa Sede l'affermazione di questo diritto. Francesco si iscrive in questa traiettoria
e quest'anno le Nazioni Unite hanno in programma proprio di affrontare questo tema del diritto alla migrazione e la Santa Sede si sta preparando per dare il suo apporto in quella sede. È in questo quadro che va inquadrato quanto fa e dice Papa Francesco. Poi la questione del gesuita, della dottrina, cos'era un elemento peculiare che adesso... L'ha ricordato Padre Sosa la mia intervista. Ah, ecco. Allora, anche io ho intervistato il Padre Sosa, siamo due intervistatori del Padre Sosa. Allora, il Padre Sosa è stato inchiodato dal... bravo Giuseppe, io l'ho scelto come interlocutore perché lui ha accettato, non ho nessun dubbio che sappia ben fare. Mi ricorda Domenico Del Rio, che era mio partner della Repubblica, giornalista brillante anche lui, inchiodò von Balthasar alla frase «L'inferno esiste, ma è vuoto». von Balthasar, cioè uno dei più grandi gesuita, originariamente svizzero, uno dei più grandi teologi della cristianità, e il Del Rio con fare, diciamo così, alla Guglielmo Tell lo inchiodò a questa faccenda. Giuseppe ha inchiodato il Padre Sosa alla frase «non c'erano i registratori al tempo di Gesù, quindi non sappiamo le frasi». Che si sviluppa dopo un ragionamento. L'inchiodamento di Del Rio fu disonesto. Io ero presente con lui alla conferenza stampa, lui mi disse «ecco il titolo di domani». No, Domenico, questo è disonesto, ha detto «spero che sia vuoto». Non ha detto «è vuoto, fermo». Ecco. Analogamente con il Padre Sosa, il qui presente gli fa la domanda sul ciò che ha detto Gesù relativamente al divorzio. Quello risponde, l'uomo non disgiunga ciò che Dio congiunga. Risponde che bisogna interpretare, e chi può negare che bisogna interpretare? E non c'erano mica i registratori, e questo diventa l'inchiodamento. Ma è del tutto evidente che le parole di Gesù vanno interpretate, e va anche Benedetto più volte nel libro su Gesù discute le parole di Gesù e dice: e anche se questa frase non fosse di Gesù, lo dice Benedetto nei tre volumi, più volte dice anche se non fosse, perché ci sono delle frasi di Gesù che sicuramente non furono pronunciate da Gesù in quella forma in cui a te le informazioni dettagliate. Sì, subito. No, sul tuo blog. Subito. La frase è andata in tutto il mondo, predicata a tutte le genti, convertite tutte le creature, eccetera, eccetera. Sicuramente non è stata detta da Gesù. Su questo gli esegeti sono tutti d'accordo, perché per i Vangeli arrivano 40, 50, 60, 80, 120 anni dopo Gesù, mentre prima arrivano le lettere di Paolo e gli Atti degli Apostoli. Le lettere di Paolo e gli Atti degli Apostoli e tutto il resto del Nuovo Testamento sono tutta una discussione sulla possibilità di portare la missione fuori da Israele, di andare al popolo pagano, ai popoli, alle genti. Evidentemente Paolo, che combatte tutta la vita su questo punto, mai negli Atti, mai nelle sue lettere, cita le parole di Gesù: andate in tutto il mondo, predicate a tutte le genti. Se Gesù aveva detto così, avrebbe prodotto il documento, dice: scusate, ma di che stiamo a parlare? Ci ha detto lui, andate. Quelle parole sono la conclusione di una elaborazione ecclesiale che dura 120 anni, da 50 a 120.
e sono il precipitato di una storia della Chiesa primitiva. Non sono le parole pronunciate da Gesù un certo giorno con quelle specifiche inflessioni, virgole, eccetera. Quindi il padre Sosa aveva perfetta tutte le ragioni di dire: le parole di Gesù vanno cercate nella loro specificità in quanto pronunciate da lui, non tutte quelle che vengono attribuite a lui sono pronunciate da lui, e poi vanno interpretate in quel contesto. Quindi tu sei stato bravo come Del Rio, ma tu hai fatto una cosa disonesta come Del Rio. Mi dispiace, ma non è vero. Il padre Sosa non solo non voleva nemmeno ricevere, perché io ho l'abitudine di rimandare l'intervista sbobinata all'interlocutore, non voleva fare, facciamo così, mi fido. Dico, no, gliela mando. Gliel'ho mandata. Non ha corretto praticamente niente, ha corretto due nomi sul Venezuela e basta. Non solo, ma dallo stesso padre Sosa, io 2 settimane dopo, perché ho la mail, ho ricevuto una mail in cui mi ringrazia ancora di gran cuore per il servizio reso, e lo stesso padre Sosa, e una cordialità estrema, perché l'uomo è cordiale, è un venezuelano un po' guascone, ma molto molto cordiale, molto cordiale. Dunque, padre Sosa nell'intervista, come l'avevo messa io, non avevo trovato niente, perché rifletteva esattamente quello che lui aveva detto, e mi ha perfino ringraziato, ti manderò la mail così vedi. No, ma ci credo, ecco, vedi. Grazie per il servizio. Ecco. Preciso che non intendo dire che era disonesta l'intervista, sì. Intendo dire che è disonesto l'uso che tu fai di quella frase. Un momento, l'uso che io faccio, pensa che io non l'ho neanche messo nei titoli questo, perché avrei potuto mettere nel titolo, se avessi seguito l'esempio dell'altro illustre collega, avrei potuto mettere: al tempo di Gesù non c'erano i registratori. Beh, un bel titolone, so. Invece io non l'ho messo, sono quelli che hanno letto l'intervista che si sono accorti e poi hanno diffuso a macchia d'olio la cosa, tanto è vero che ormai è diventato, come dicono in italiano, un must. Ma per quello, e poi un'altra cosa che volevo dire, ma l'uomo non disgiunga ciò che Dio ha congiunto, ma che bisogno di interpretazione ha? A me sembra chiarissimo, come A più B uguale C. Per quanto riguarda il gesuita, non abbiamo parlato di dottrina stasera perché ci siamo riservati, abbiamo parlato del discorso alla curia principalmente, delle omelie di Natale e del discorso al corpo diplomatico. Però io vorrei ricordare ai gentili amici e alle gentili amiche qualche frasetta detta da Jorge Mario Bergoglio. Settembre 2013. Sì, posso forse dire che sono un po' furbo, so muovermi. Ottobre 2017. Ho faccia tosta, ma sono anche timido. Mica è finita, un attimo qua. Maggio 2016. Voi sapete che ci sono stati 2 sinodi sulla famiglia molto contrastati. Segretario speciale, questione dominante, l'arcivescovo di Chieti, Vasco, Monsignor Bruno Forte, un napoletano verace che ha avuto frequentazioni di alto livello. Cardinal Martini è venuto ad accoglierlo quando è entrato a Chieti, Cardinal Ratzinger, cardinale, l'ha ordinato vescovo. Che cosa dice Monsignor Forte alla platea del teatro di Vasto? Si parlava della Amoris Laetitia del sinodo. Se parliamo, allora, ha riferito, tra virgolette, quello che gli ha detto il Papa. Voi sapete che una delle questioni, anzi quella che ha fatto parlare di più della Amoris Laetitia, è la questione dell'accesso alla comunione per i divorziati e gli sposati. Io reputo che ci siano dei problemi più gravi nella Chiesa, molto più gravi, però se ne è parlato molto, anche perché l'accesso alla comunione di divorziati e di sposati tocca i pilastri della dottrina. Allora dice
dice forte, il Papa mi ha detto: se parliamo esplicitamente di comunione di gozzati e di sposati nella Moris Letizia, eccetera, questi non sai che casino ci combinano. Allora non parliamone in modo diretto, vedete il serpente gesuitico, allora non parliamone in modo diretto, tu fai in modo che ci siano le premesse, poi le conclusioni le trarrò io. E forte commentò, tipico di un gesuita. Con questo penso di aver risposto. Però la scomunica la tolse Giovanni Paolo II con la riforma del diritto canonico, quindi c'è stato un percorso lungo. Sì, 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 ma un conto è l'approccio, un conto poi è il valicare. Io non sono né un canonista né un teologo, per cui mi astengo dal parlare, soprattutto pubblicamente, di temi sui quali non sono... Io non ho mai fatto diritto canonico e nemmeno teologia... Sì, ho fatto teologia morale alla Cattolica di Milano, però avevamo Don Maggiolini, che poi divenne vescovo di Como e fu uno degli estensori del catechismo della Chiesa Cattolica. A più B uguale C. 2 anni ho avuto Maggiolini, 1 anno Don Giussani, che io sarò, perché ogni non capivo, io non capivo perché parlavo con quell'accento bergamasco e faceva degli strani discorsi, insomma non erano discorsi A più B uguale C, erano A, M, S, P, eccetera. A me piaceva Don Maggiolini. Don Giussani io non ho capito quando avevo 18, 19, 20, 21 anni, insomma. Ecco, questa è l'unica teologia che ho fatto io. Allora, volevo fare una domanda al suo collega. E come il concetto di democrazia, si parla tanto di democrazia, ma in realtà cos'è? La stessa cosa a curia, si parla tanto di queste curie, ma da chi è formata? Quanti sono? Sono preti? Sono laici? Che cos'è in realtà, secondo lei, la curia? Cioè, perché noi dall'esterno sembra un ente... un po' vaporoso, insomma, il tempo è composto, quanti sono, cos'è, c'è tutto qua. Domanda pericolosissima. Per un vaticanista, perché lui ci va come nel formaggio, topo, però non si può fare questo. No. Allora, cosa, cerchiamo di tenerci al tema Bergoglio, sì. Curia. Il problema che il Papa ha di fronte è il suo soggettivo, un morale addirittura. Condivido molto di quello che dice Giuseppe riguardo al personaggio Bergoglio, dalle reazioni vive, dalla memoria dei torti e tutto il resto che ha detto, è vero, è un personaggio molto reattivo, molto caratterizzato, e lui ha una storia di difficoltà da vescovo ausiliare, poi da metropolita di Buenos Aires con la curia romana, e questo è il suo problema. Ma esiste un problema oggettivo della curia romana, non solo quello di sempre, cioè che è un organismo talmente forte, ramificato, antico, indispensabile ai papi nel momento che hanno responsabilità su tutta la Chiesa. Questa responsabilità non la possono gestire se non con un apparato in grado di monitorare la vita di tutta la comunità cattolica. Quindi è indispensabile un papa, non può farne a meno. Non è pensabile un papa che sciolga la curia, no? Perché gli è indispensabile, ma nello stesso tempo lo conduce. I conclavi quasi sempre hanno cercato di prendere
uno, i conclavi degli ultimi paragonabili alla situazione di oggi, diciamo dalla metà dell'Ottocento in poi, hanno, cioè, dall'epoca napoleonica in poi, hanno cercato di prendere sempre uomini esterni alla curia, perché si sentivano responsabili di non dare troppo credito a quello che la curia è come consacrazione del già visto, come binari già impostati, come prassi già stabilite. I papi hanno pure bisogno di cambiare e quindi cercavano sempre uno che veniva da fuori, in modo che poi ne venisse una dialettica virtuosa con quelli che volevano fare come sempre e il Papa che voleva cambiare. Non c'è solo questo problema oggettivo oggi, ma c'è un problema di applicazione del Vaticano II che e così è interpretato da Bergoglio, non sono io che proietto lui in un importante discorso sul cinquantesimo del Sinodo dei Vescovi, durante l'ultimo Sinodo, commemorando l'istituzione del Sinodo dei Vescovi, ha detto: il Concilio ha posto queste premesse, in applicazione a queste premesse va riformata la compagine cattolica, la piramide cattolica e anche la curia romana, cioè come strumento di servizio al Papa, al Vescovo di Roma e alle chiese locali. Invece è uno strumento di governo, che non è esattamente la stessa cosa, al di là della discussione sulle parole. Si è formato storicamente come strumento di governo sulla Chiesa universale. Deve diventare uno strumento più leggero, più fungibile, più malleabile e di servizio, non di governo, mentre il governo deve passare a un consiglio del pontefice, di cui ora c'è un embrione nel Consiglio dei Nove, e al Sinodo dei Vescovi. Lì deve andare il governo, che prima era della curia. Questo passaggio naturalmente non è indolore, è un passaggio gravoso, terribile anche, per cui noi stiamo in mezzo allo scontro. Per questo dicevo all'inizio, è importante che il Papa eserciti autorità grande sulla curia, a modo che la esercitava Pio XII, perché siamo in un frangente in cui è da riformare la curia, è da applicare il concilio, non perché c'è stato Bertone, perché ci sono state le fughe dei documenti, ma perché ci sono processi storici che sono giunti al pettine e che devono trovare sbocco. E questo trovare sbocco non sarà possibile senza una guida forte del Papa. Questo è la cosa. Di più di così, io con lei potrei passare la serata, nonostante la cattiva voce, a evocare anche episodi, eccetera. Però qui mi devo fermare. Scusa. Grazie. Prego, Don Matti. Sì. Volevo dire, osservare una prima cosa, lo dico a tutte e due. I vaticanisti, direi, quale spazio, quale visione hanno davanti come Chiesa? È solo quella italiana o anche ci devono eventualmente informare su quale sia la reazione alla condotta del Papa, all'insegnamento del Papa, quindi a queste prediche del Papa? Ecco, anche qual è l'impressione che fa sugli altri ordinari, non so, della America Latina, su vescovi, non so, dell'Africa, avete, non so, qualcosa da dirci su questo? Perché sembra che qui ci stiamo riducendo, no, in un dibattito che a mio parere non è cattolico. Qual è la reazione che hanno i cattolici del mondo di Papa Francesco? Grazie. A tutti e due. Posso rispondere nel senso che so della reazione di alcuni gruppi cattolici, alcuni presuli,
ma non pretendo di sapervi dire la reazione di tutti i cattolici del mondo. Certo è che Papa Bergoglio provoca divisione. Allora, è vero che altri papi furono contestati. Paolo VI, contro Paolo VI si rivoltarono 40 episcopati quando scrisse L'umane vite contro la contraccezione. Anche Giovanni Paolo II, per esempio, per il dialogo interreligioso, ebbe dei contrasti. Anche Benedetto XVI, per tutto quello che successe in Puglia e dintorni. Però la contestazione a Papa Bergoglio è un fatto indubbiamente nuovo. Prima è più vasta. Seconda cosa, è una contestazione fatta da cattolici fedeli, non dico da fedeli cattolici, dico da cattolici fedeli alla dottrina vigente della Chiesa, perché si percepisce che, secondo i contestatori, Papa Bergoglio crea confusione con le sue continue oscillazioni in materia non solo dottrinale. È una contestazione di cattolici fedeli che deriva dalla percezione di una grande confusione nella Chiesa. Lo scrivono tre vescovi del Kazakistan nella recente promessa di fedeltà alla dottrina indissolubile del matrimonio. Lo scrive il cardinal lettone Puyans, lo scrivono l'ex nunzio apostolico, ex segretario generale del Vaticano, nunzio Carlo Maria Viganò, era nunzio negli Stati Uniti, era colui al quale il Papa aveva dato l'incarico di ripulire, per così dire, tra virgolette, la curia romana, almeno il governatorato. Lo dice il vescovo da poco emerito di Ferrara, Cellino, anche se CL ormai si è vergognizzata e dunque non rappresenta più CL, il vescovo Negri, e lo dicono anche, ci sono stati i cardinali che hanno firmato i cosiddetti dubbia da esporre al Papa, al quale non è mai stata data una risposta dal Papa stesso, i dubbia in materia della Moris Letizia, la supplica filiale più volte con centinaia di migliaia di punti. C'è stato molto importante l'appello di oltre un centinaio di movimenti pro-life in tutto il mondo, in cui si dice: ma a proposito di vita e famiglia, il Papa non potrebbe essere un po' più chiaro? È chiaro che se stiamo al discorso al corpo diplomatico, il Papa lì è chiarissimo. Si deve vedere se a queste parole seguiranno degli atti conseguenti, perché per esempio il Papa non ha sicuramente, diciamo perlomeno, favorito i due Family Day organizzati in Italia con grande successo contro la volontà del segretario generale della CEI Garantino e di una parte dell'Episcopato. Cioè, quando si tratta di far seguire alle parole atti conseguenti, il Papa tace oppure interviene su questi temi fuori tempo, quando non c'è pericolo di una reazione concreta. Allora, la contestazione a Papa Bergoglio deriva, e questa è la novità, dalla confusione percepita che crea in molti fedeli cattolici. Cattolici fedeli, che siano cardinali, vescovi, tanti sacerdoti non sanno che fare durante la confessione. Lo assolviamo o non lo assolviamo? Il discernimento cosa dice? Molto soggettivo. E poi accademici e popolo di Dio, insomma. È vero che nelle parrocchie
sicuramente c'è in genere una maggioranza di fedeli bergogliani, però la contestazione proprio a Bergoglio è una contestazione adesso numericamente non più irrilevante, che viene da ambienti intellettuali, accademici. Non so se ho risposto in qualche modo. Ma visto che la panoramica ancora è molto europea, sì, no, però sì. Intendere anche eventualmente... Sì. Ah, no, no, allora è vero. In Africa, per esempio, è noto che ci sono tanti vescovi africani che già al tempo del sinodo erano su posizioni che, per comodità, chiamiamo conservatrici, fedeli alla dottrina cattolica vigente. Il Sud America è diviso, ma per esempio nessuno si chiede mai, ma dopo 4 anni e mezzo e più di pontificato, perché Papa Bergoglio non è ancora andato in Argentina, cioè nella sua patria? Allora, Papa Giovanni Paolo II è andato subito in Polonia, poi quante volte? Papa Ratzinger è andato nella sua Baviera, in Germania, eccetera. Dopo 4 anni e mezzo, il primo Papa latinoamericano ancora ha visitato non so quanti paesi dell'America Latina, ora toccherà tra pochi giorni al Perù e al Cile, ma in Argentina no. Una volta uno mi fa, ma è stato in Brasile, scusate, ma il Brasile non è evidentemente l'Argentina, basta anche ricordarsi i mondiali di calcio. E dunque, perché il Papa non va in Argentina? Non è una cosa stranetta questa qua, che dopo 4 anni e mezzo ancora non sia andato in patria? Si diceva, c'erano le elezioni, ma le elezioni non durano 4 anni e mezzo, c'erano altre elezioni, sì, ma sono passate. No, per il momento niente, è una cosa strana. Allora, quando si parla di un Sud America compatto per Papa Bergoglio, io non conosco la situazione nei dettagli dell'America, del Sud America Latina, però constato che in Argentina non è ancora andato, e questo mi pone qualche interrogativo. Grazie. Grazie. Io credo che saremo insufficienti alla sua domanda, padre, per, l'ha già detto Giuseppe, per difficoltà di informazione, di presa diretta. Leggiamo, seguiamo come possiamo. Io sono, diciamo, sono stato per alcuni anni nella redazione del Regno e sono stato quindi, non so come dire, avviato a uno spettrogramma mondiale. Quando il conclave partiva, mi sono azzardato sul Corriere della Sera, nel fondo del giorno di apertura del conclave, a dire è il momento di un Papa latinoamericano, perché non che sapessi nulla, non prevedevo un Bergoglio, l'avevo tifato al conclave precedente, ero restato scottato e allora non avevo... Ma contro chi era Bergoglio al conclave precedente? Avevi tifato per Bergoglio contro chi? Allora... No, contro chi? Rispondi. Non accetto le provocazioni. No. Io sto rispondendo alla domanda del padre. Non sì. Allora, non prevedevo Bergoglio, no? Non voglio dire che avevo capito questo, ma c'era stato un sinodo dei vescovi 5 mesi prima ed era sulla nuova evangelizzazione, e questo sinodo dei vescovi aveva messo in chiarezza totale per me, abituato a fare le notizie della redazione del Regno sulle Filippine, sull'Indonesia, sull'isola di Timor, su tutta l'Africa, eccetera, ecco, proprio come lavoro di cucina, che questi vescovi che venivano da tutto il mondo e parlavano della necessità di una nuova evangelizzazione adeguata ai tempi, eccetera, e ne parlavano con la gioia del cristiano che deve portare Cristo ai non credenti, si vedevano affiancati a
cardinali e vescovi europei che invece facevano un pianto greco, che dicevano i nostri seminari sono vuoti, le famiglie in crisi, i governi fanno leggi contro la Chiesa. Era un pianto insostenibile. Questo ha avuto riflessi nelle cronache che scrivevamo, nella redazione del messaggio finale, eccetera. Ci sono stati dei cardinali che tenevano conferenze stampa che hanno detto a noi giornalisti: è molto strano che i colleghi europei si lamentino, noi abbiamo situazioni molto peggiori e siamo gioiosi e proiettati in avanti. Da quel sinodo si capiva che non poteva essere, per me, dico, parlo per me, europeo il nuovo Papa. Quindi io penso che fuori dall'Europa e in specie dall'Italia e dal perimetro romano, l'accoglienza di questo Papa nel popolo credente sia migliore che in Italia. Perché i luoghi dove la Chiesa è più strutturata, più istituzionale, più antica, più attrezzata, che è sicuramente l'Europa e nell'Europa l'Italia in primis, sono anche quelli che resistono di più alle riforme, perché non vogliono, sanno come si fa, hanno già tutte le biblioteche, tutto il linguaggio, non vogliono cambiare. È un istinto anche di sopravvivenza, siamo in difficoltà a trasmettere alle nuove generazioni se cambiamo, magari già quel poco che sappiamo fare non lo sapremo fare. Questo è un riflesso molto italiano. Poi ogni paese naturalmente ha i suoi problemi con il Papa, con tutti i papi. Non è stato facile accettare Giovanni Paolo II per tanti paesi extraeuropei che non si sentivano capiti. Non è stato facile, non lo è ora per questo. Bisogna dettagliare le situazioni. Schematicamente direi che il problema ecclesiastico è più o meno lo stesso dappertutto. Cioè l'Episcopato, i cardinali dell'Africa, dell'America del Nord, eccetera, del Medio Oriente, dei paesi est europei, hanno dei problemi con Papa Francesco molto simili all'Episcopato e al clero italiani. Si somigliano, i preti si somigliano dappertutto. E c'è anche un imprinting, diciamo, delle facoltà romane, dei seminari romani, che selezionano la classe dirigente, l'episcopato, per cui anche gli africani sono più curiali, quelli che diventano cardinali, eccetera, che non i romani. Questo è più o meno è dappertutto uguale. A livello di popolo, invece, io per quelle antenne antiche, regno, mi portavano a prevedere il Papa latinoamericano anche se non sapevo che era Bergoglio, per quelle antenne, ecco, io sento che il popolo credente è più sintonico con il Papa, con le novità evangeliche, popolari, gestuali, semplificanti di Papa Francesco fuori d'Italia che non in Italia. Popolo è più sintonico, il clero è più o meno uguale dappertutto. Ci avviamo alla conclusione e ringraziamo i nostri ospiti per averci dato questi spunti e punti di riflessione sul Papa e sul dialogo che lui sta facendo con l'uomo nel mondo. Sì, e sicuramente è un punto di rispetto. Mi è piaciuto molto la riflessione tra rifugiato e migrante, e devo dire che lo riassumerei nel dovere verso il rifugiato, cioè l'uomo ha un dovere verso il rifugiato, mentre invece esiste il diritto del migrante, cioè il migrante come uomo libero nel mondo, e forse questo è il dialogo che può essere aperto e si può iniziare.